Se seguite da un po' di tempo questo canale saprete sicuramente che uno dei suoi tratti distintivi è l'attenzione che riserva alla lore Pokémon. E lo fa non solo per ciò che concerne la sua descrizione. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo infatti costruito un vero e proprio sistema di teorie, sforzandoci di interpretare anche quelle parti della lore Pokémon cadute nel dimenticatoio o lasciate volutamente nel vago dai creatori. È pur vero che attualmente non abbiamo un video che racchiude in sé tutto il nostro sistema, ma solo l'evoluzione di quest'ultimo che passa per vari video, ma con calma vi porterò anche un video omnicomprensivo di tutto ciò che è stato detto e soprattutto di tutto il mondo Pokémon. Piuttosto, quest'oggi ho intenzione di andare a fare un focus su un argomento un po' più specifico, ma che ci sarà sicuramente utile per comprendere quella dicotomia tra il vortice di Kaos, dimensione originaria citata all'interno dei miti di Sinnoh, e il multiverso Pokémon creato da Arceus, il quale proviene proprio da questo vortice. Un multiverso che, lo ricordiamo, comprende tanto gli ultramondi che abbiamo conosciuto in settima generazione, quanto quei mondi nei quali le nostre avventure si sono sviluppate. Quest'oggi dunque indagheremo sul mistero del Dynamax e parallelamente, come ovvio che sia, del Dynamax infinito, ossia la vera forma di Eternatus. I concetti che esporrò, a dire il vero, sono già presenti nell'ultimo video teoria che ha segnato un punto di arrivo per questo canale. Ciò che in quel video non è presente forse è una spiegazione più mirata sul perché io abbia sostenuto determinate cose, e questo video ha proprio la funzione di darne una. E allora, senza ulteriori indugi, vi do il benvenuto a questa nuova teoria Pokémon. Siccome l'obiettivo del video di oggi non è quello di dedurre, ma piuttosto quello di spiegare una deduzione già fatta, quello che farò ad inizio video sarà esporvi la mia tesi e conseguentemente cercare di giustificarla. Nel video citato poco fa ho posto in relazione di identità l'energia Dynamax e il Dynamax infinito, con il secondo che rappresenta una sorta di incarnazione del primo. Ma nel corso del video vedremo e capiremo perché la parola incarnazione è sbagliata di principio. Ho poi sostenuto, e questo già in una certa versione all'annuncio dei Pokémon Dynamax e dunque a giugno, mi sento di dire prima di chiunque altro, che Eternatus, poi rivelatosi nel corso del tempo Eternamax, provenisse da una dimensione collocata sopra la nostra e connessa a quest'ultima tramite quello squarcio che si apre quando i Pokémon Dynamaxizzano. Uno squarcio che in seguito, poco prima dell'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, abbiamo identificato con il vortice di Kaos citato dalla mitologia di Sinnoh. Ho dunque sostenuto che l'energia Dynamax provenga da quella dimensione alla quale Eternatus, alla fine della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, accede per poi ridiscendere in forma Eternamax, ma allo stesso tempo ho fatto notare come nel passaggio da una dimensione all'altra l'energia Dynamax attui una sorta di cambio di stato. Da energia pura quest'ultima si converte in materia, distaccandosi dal nucleo originario che la genera, il quale anch'esso piomberà, però senza solidificarsi, sulle terre di Galar. L'energia Dynamax che si cristallizza nel passaggio tra vortice di Kaos e multiverso chiaramente si converte in Desio materie, e dunque in Desio stelle e Desio blocchi. Qualora però le Desio stelle cadute sul suolo di Galar dovessero riunirsi, vuoi per volontà umana, vuoi per mera casualità, al nucleo che un tempo le possedeva, si consentirebbe al nucleo di assumerle come corpo, dando origine a quello che ad oggi conosciamo come Eternatus, il quale proprio grazie al nuovo corpo potrà giungere in quella dimensione dalla quale il nucleo proviene e ridiscendere sotto forma di Dynamax infinito. Questo fenomeno, che è passato alla storia di Galar come notte oscura, accade 3000 anni fa, quando una Desio stella impattò sul nucleo generando casualmente Eternatus, e nell'epoca attuale, nel momento in cui Rose decide di replicare il processo artificialmente, per così dire, per ridare energia infinita alla regione. Ora, di questo discorso voglio isolare quattro punti fondamentali che occorre chiarire. Essi sono l'identità tra energia Dynamax e Dynamax infinito, cioè Eternamax, il disturbo atmosferico causato dal Dynamax come vortice di Kaos, il passaggio di stato dall'energia Dynamax alla Desio Stella e la creazione attorno al nucleo originario di un corpo e dunque di Eternatus. Cominciamo con lo spiegare il primo dei quattro punti, ossia l'identità tra energia Dynamax e Dynamax infinito. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, ho sostenuto che l'energia Dynamax ed Eternamax, ossia quella creatura che affrontiamo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo con Zacian e Zamazenta al nostro fianco, siano la stessa identica cosa. E questo non solo per via del nome di Eternamax, che in ogni lingua fa riferimento al Dynamax e all'infinita di quest'ultimo, tanto da arrivare a chiamarsi nelle versioni italiane e spagnole Dynamax infinito, ma anche per delle questioni legate a meri dati di gioco. Come ho detto più volte, i Pokémon Dynamax non hanno peso, e quando dico questo intendo dire che all'interno del gioco il dato non è presente, tanto che mosse come marchiatura che basano il loro output di danni su questo dato non partono nemmeno. E questo dettaglio all'interno del gioco è stato reso con una stringa di testo ben specifica, diversa da tutte le altre mosse che falliscono. Una stringa di testo nella quale
usare il Pokémon scuote la testa, rendendosi conto di essere incapace per qualche motivo di usare una mossa come ad esempio peso bomba. Prima di procedere, fughiamo qualche dubbio che potrebbe venirci. Si potrebbe obiettare, non consapevoli di come funzionino queste mosse, che ciò sia dovuto a delle ragioni meramente tecniche. Insomma, il peso di un Pokémon gigante sarebbe stato eccessivo, la mossa sarebbe stata troppo OP. La verità è che mosse come marchia fuoco e peso bomba non basano il loro conteggio di danni su una sorta di algoritmo, ma piuttosto associano a determinati rapporti tra peso dell'attaccante e peso del difensore un output di danni standard. Se il rapporto tra il peso del Pokémon attaccante, nel caso che vi sto mostrando attualmente un Carcol, e il peso del Pokémon difensore fosse stato superiore a un quinto, il danno sarebbe stato ugualmente 120, anche davanti a dei rapporti esageratamente sproporzionati. E insomma, non vi sarebbe stato alcun problema tecnico a riguardo, e soprattutto, se solo lo si fosse voluto, la situazione poteva essere risolta in altri modi. Molti dettagli nascosti all'interno del gioco, dai libri presenti nelle librerie di Sony a un cartello nei pressi del percorso 10, ci informano di cosa sia il Dynamax. Quest'ultimo non è nient'altro che una proiezione del Pokémon, a quanto pare, di fatto un ologramma. Si sarebbe potuto mantenere il peso base del Pokémon, dato che il resto sarebbe stata una mera apparenza, ma ciò non è stato fatto. Per farvi comprendere la portata del discorso che stiamo facendo, Mudsdale, che pesa 920 kg, sotto l'effetto del Dynamax perde completamente il peso. Ma seguendo le più basilari leggi della fisica, se a svanire il peso, allora deve anche dissolversi la materia che quel peso lo genera. Come sia possibile che con l'intervento del Dynamax scompaia la materia, lo vedremo nel secondo punto. Per ora credo sia evidente una cosa: se nel Pokémon Dynamaxizzato di fatto il corpo del Pokémon non c'è, allora ad esserci deve essere qualcos'altro. E in assenza del Pokémon, l'unico elemento ancora candidabile è l'energia Dynamax stessa. E allora torniamo ad Eternamax. In perfetta analogia con i Pokémon Dynamax, che del resto non sono altro che piccole notti oscure che si generano su tutto il territorio di Galar, anche Eternamax non possiede un Pokémon ed è pervaso dall'energia Dynamax, spalancando sopra se stesso un vortice di energia. Essendo quest'ultima infinita, come testimonia la descrizione inglese di Eternamax, essendo Eternamax privo di corpo ma allo stesso tempo portatore dell'energia Dynamax, allora vuol dire che Eternamax deve essere fatto da energia Dynamax infinita. E allora Eternamax, o se preferite Dynamax infinito, è l'energia Dynamax stessa. Non una sua incarnazione in senso stretto, perché di fatto, l'abbiamo detto, non c'è carne, non c'è corpo. Semmai, come per i Pokémon Dynamax, un suo ologramma. Una sorta di rappresentazione che l'energia stessa si dà. Prima di procedere verso il secondo punto, mi sento di fare una piccola postilla. Il fatto che il corpo del Pokémon si dissolve in pura energia non contrasta in alcun modo con il fatto che il Pokémon stesso risponda comunque ai nostri ordini. Dai miti di Sinnoh sappiamo che la materia e lo spirito sono due cose diverse, che lo spirito è formato anche dalla volontà e che perciò stesso quest'ultima è svincolata dal corpo. O meglio, può esserlo. Del resto, Eternamax ha una volontà perfettamente coerente con quella di Eternatus, nonostante non abbia più il corpo di quest'ultimo. Sperando di aver chiarito in maniera abbastanza esaustiva il primo punto, direi di passare al secondo. In virtù di quale motivo noi associamo il varco che si apre sulle teste dei Pokémon Dynamax e di Eternamax con il vortice di Chaos citato nella mitologia di Sinnoh? Anche in questo caso non si tratta meramente di un'associazione visiva, ma di un dettaglio citato in precedenza del quale vi avevo promesso avrei parlato ora: la dissoluzione in energia Dynamax della materia. Prendiamo l'esempio fatto prima di Mudsdale. Una volta messo in relazione il Pokémon con l'energia Dynamax mediante la desiostella contenuta nel polsino Dynamax, ciò che appare ai nostri occhi è un concentrato di energia Dynamax all'interno del quale il Pokémon pare dissolversi. Per spiegare come ciò sia possibile, dobbiamo in un certo senso essere socratici e andarci a chiedere il perché di cose che a primo acchito appaiono scontate. Ad esempio, che cos'è la materia nel mondo Pokémon? Come già accennato, essa è sorella gemella dello spirito, e dai miti di Sinnoh traiamo la conclusione che tutto il multiverso si basi sulla sua presenza e su quella dello spirito. Ora, se quest'ultimo è frutto dell'unione di conoscenze, emozioni e volontà incarnate da Uxie, Mesprit e Azelf, la materia è invece interazione tra tempo e spazio, e dunque tra Dialga e Palkia. A questo punto ci è allora chiara una cosa: se per qualsiasi motivo nel mondo Pokémon dovessero mancare spazio-tempo, dovessero in un qualche modo essere distorti irreparabilmente, anche la materia si andrebbe a perdere. E guarda caso, secondo le descrizioni di Dynamax Infinito, l'energia Dynamax è proprio in grado di distorcere lo spazio-tempo. Tanto che nella battaglia finale contro Eternamax, per alcuni istanti nel cielo di Knuckleberg appariranno i vari luoghi che abbiamo visitato a Galar, e alcuni detriti presenti sulla sommità della città inizieranno a fluttuare, privati di quella forza peso di cui ironicamente è privato anche Eternamax. Ora, seguite questo passaggio. Se l'energia Dynamax è Dynamax Infinito, ma Dynamax Infinito proviene da quel varco che apre sulla propria testa
testa, Knuckleburg, allora questo vuol dire che è l'energia Dynamax a provenire da tale luogo. Ma se questo luogo non è soggetto alle leggi di spazio e tempo, tanto da distorcerle, allora quel luogo deve precedere Arceus. Lo abbiamo detto, dai miti di Sinnoh ricaviamo che tutta la creazione di Arceus si basa su materia e spirito e dunque si basa su spazio e tempo, conoscenza, volontà ed emozioni. L'unico luogo che ci ha legittimato non pensare caratterizzato su questi due poli deve essere quello che precede Arceus. E come ormai abbiamo appurato, l'unico luogo che precede Arceus è proprio il vortice di Caos. Un luogo dal quale Arceus stesso cade e dunque che si trova sopra di lui, esattamente come il vortice che vediamo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e che dunque, essendo precedente alla divinità, non risponde alle sue leggi. Tutto torna anche molto bene a mio avviso, ma c'è un possibile inghippo che occorre scardinare per poter proseguire senza intoppi. È arrivato il momento, signori miei, di passare al terzo punto. Abbiamo detto che l'energia Dynamax presente nel vortice di Caos, per passare nella dimensione del multiverso, deve attuare quello che è una sorta di passaggio di stato divenendo materia. Per intenderci, immaginate la situazione di una goccia d'acqua portata in ambienti in cui la temperatura è sotto zero. In condizioni standard, quest'ultima deve necessariamente, per entrare in questo ambiente, modificare la propria struttura, passando dunque, a causa della bassa temperatura, dallo stato liquido allo stato solido e dunque divenendo ghiaccio. Allo stesso modo, pressa poco, accade con il Dynamax. Nel momento in cui quest'ultima accede al multiverso, che è sorretto dalle leggi di spazio e tempo ed è fatto di materia, deve necessariamente cambiare la propria struttura, attuando una trasformazione fisica, cristallizzandosi e divenendo dunque desiomateria. Questo aspetto lo vediamo addirittura durante l'ultima cutscene dedicata all'evento di Eternamax, dove quell'energia rimasta a metà tra il vortice di Caos e Galar cade sulla regione assumendo la forma di Desiostel. E questo lo possiamo dire in quanto l'analogia tra quei bagliori visti a fine gioco e la Desiostella che incontriamo nei pressi del laboratorio della professoressa Flora è palese. Precedentemente, con un Dynamax infinito presente nel vortice di Caos, era verosimile che l'energia Dynamax fosse un tutt'uno con il nucleo, essendo in questo modo capace di distorcere lo spazio ed il tempo. Ma una volta che l'Eternatus formato dal solo nucleo piomba a Galar 20.000 anni fa, l'energia Dynamax, cadendo con lui ma separatamente, è costretta a convertirsi in materia, come se si trattasse per l'appunto di un passaggio materiale dovuto a delle condizioni che in quell'altra dimensione non erano presenti. Ed eccoci a quello che considero l'inghippo che va scardinato. Un'obiezione molto acuta a questa teoria potrebbe essere che il nucleo di Eternatus non cambia forma, non diventa materia in quest'ottica che stiamo proponendo. Ora, per imbastire un discorso abbastanza coerente sulla questione, credo che sia fondamentale però capire che cosa sia il nucleo di Eternamax. Se fosse semplice energia Dynamax anch'esso, dovrebbe solidificarsi all'istante come accade con tutto il resto dell'energia Dynamax. Ma sappiamo che questo non accade perché il primo punto energetico di Galar è Knuckleburg ed è causato proprio da quel nucleo. Quindi quel nucleo è attivo, l'energia Dynamax è attiva. Possiamo intendere le desiostelle anche come dell'energia Dynamax disattivata. Esse infatti non sono dei punti energetici, ma semmai possono sfruttare i punti energetici già presenti per creare il fenomeno Dynamax. Ora sappiamo che con il nucleo non è così, quest'ultimo non è una desiostella, quindi che si fa? Semplice, si prende il Pokédex e in particolare la descrizione di Eternamax e si capisce che quel nucleo non è energia Dynamax e basta, ma è la fonte dell'energia Dynamax. E allora a questo punto si spiega tutto. Il Dynamax svincolato dal nucleo è un prodotto di quest'ultimo e dunque nel passaggio deve necessariamente trasformarsi in materia. Mentre il nucleo è produttore, è una sorta di piccolo ecosistema in grado di per sé di distorcere lo spazio ed il tempo. Seppur chiaramente lo faccia in minima parte in quanto tutto il suo prodotto è andato perduto. E per permettergli di riattivarsi con una certa potenza è necessario portargli appresso le desiostelle, che sono l'energia Dynamax a cui esso è tecnicamente legato. Del resto sappiamo che a Knuckleburg vi era già un punto energetico 3000 anni fa, rappresentato proprio verosimilmente da questo nucleo, e che è proprio a causa di quella venuta di Eternatus che ad oggi l'intero sottosuolo di Galar è cosparso di energia Dynamax che risponde tuttora a quel nucleo che distorce lo spazio e tempo nel sottosuolo della regione. Il fatto che il nucleo mantenga l'energia Dynamax al suo stato naturale è evidente dalla cutscene finale di gioco. L'energia Dynamax, rimasta per così dire al di fuori di quest'ultimo, si converte in desiomateria, come se avesse perso quella fonte che era in grado di distorcere quello spazio e quel tempo che le permettevano di essere naturale. Questo ci permette di fugare un altro dubbio. Se è vero che l'energia Dynamax, una volta giunta nel multiverso, necessita di farsi desiomateria, come si spiega che nella regione di Galar vi siano tantissimi punti energetici in cui invece l'energia Dynamax scorre pressa poco liberamente? Come si spiegano i punti energetici che sono pieni di energia Dynamax? 20.000 anni fa a Galar cadde il nucleo di Eternamax, che è ciò che propriamente dovremmo effettivamente chiamare
chiamare Eternatus. Insieme ad esso però inizia a piovere l'energia Dynamax sotto forma di desiostelle, e accade che 17.000 anni dopo una desiostella particolarmente grande impatta in quello che abbiamo identificato come il lago sul quale attualmente sorge Knuckleburg, e nelle cui profondità, vista anche l'ubicazione nell'epoca attuale, si trova il nucleo, che frattanto, grazie alla sua indipendenza, ha creato una sorta di piccolo caos nel multiverso, in un certo senso infettandolo. La desiostella reagisce con il nucleo, si unisce a quest'ultimo come corpo e permette in questo modo, in maniera analoga a quella che abbiamo visto all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che si generi Eternamax, che irradierà l'intero sottosuolo di Galar di energia Dynamax, creandovi dei veri e propri ecosistemi caotici dove lo spazio ed il tempo sono distorti già di loro. In questo modo Eternamax, con la prima notte oscura, sarà stato in grado di creare all'interno della regione di Galar dei veri e propri punti energetici che consentiranno in seguito di scatenare il fenomeno Dynamax in altri Pokémon, ricalcando sostanzialmente la creazione del loro creatore. Prima di passare al quarto e breve punto, ci terrei a rispondere a una domanda che potrebbe essermi posta. Come mai ad un certo punto della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo veniamo a conoscenza del fatto che molti Pokémon hanno subito il fenomeno Dynamax al di fuori dei punti energetici, ma che ciò nonostante Eternamax non sia ancora apparso? La risposta è semplice in realtà, a mio avviso, ma occorre spiegare i dettagli. In questo momento della trama, Rose sta somministrando al nucleo le desiostelle raccolte, e contestualmente alla loro assimilazione il nucleo stesso acquisisce di potenza, espandendo il punto energetico a tutto il territorio circostante Knuckleburg. Sappiamo però che ciò non è sufficiente per scaturire il fenomeno Dynamax, e che è necessario anche che vi siano delle desiostelle per far sì che l'energia sia catalizzata nei Pokémon. Ma sono 20.000 anni che le desiostelle cadono sul suolo di Galar, ed è verosimile che molte di loro si trovino magari sepolte sotto pochissimi centimetri di terra. L'animazione della mossa raggio infinito di Eternatus, nella quale il Pokémon ritorna nel vortice di caos per poi ridiscendere sotto forma di Eternamax, mostra come ascendano al cielo una quantità infinita di desiostelle, suggerendoci che la terra di Galar ne sia terribilmente impregnata. È verosimile allora che, estendendo il punto energetico di Knuckleburg e tra l'altro portandovi anche una grande quantità di desiostelle, le condizioni fossero non ottimali, ma di più per il verificarsi di tale fenomeno nelle terre circostanti. Chiarito, si spera, anche questo punto, direi di passare al quarto ed ultimo. Secondo quale logica le desiostelle condotte al loro nucleo dovrebbero riunirsi a quest'ultimo sotto forma di corpo? E dunque per quale logica dovrebbe venirsi a creare Eternatus, di fatto una forma più debole di Eternamax? Anche in questo caso la risposta non pare essere difficile. Dynamax infinito è tale perché è sovraccaricato, ma questa è una nostra prospettiva. In realtà quell'energia infinita è proprietà di Eternamax. Ed è chiaro che Rose non ha potuto raccogliere tutte le desiostelle cadute a Galar, se non altro perché una sta nel nostro polsino. Il prodotto che Rose ottiene con i suoi esperimenti è una forma incompleta, perché la forma completa è una forma infinita. Ciò che alla fine il presidente fa non è nient'altro che dare un corpo a quel nucleo per permettergli solo in seguito di raggiungere la sua forma, ritornando nella sua dimensione originaria, contestualmente ricaricandosi di tutta l'energia Dynamax possibile e raggiungendo la forma Dynamax infinito. Il che vuol dire, in altre parole, divenire l'energia Dynamax stessa. Con questo video spero di aver spiegato alcuni passaggi chiave delle mie teorizzazioni. Ovviamente resta ancora molto da portare a galla, sicuramente ci saranno alcuni aspetti che correggeremo nel corso del tempo, e soprattutto il tempo ci arricchirà di nuovi dettagli. Perché mai Zacian e Zamazenta dovrebbero essere in grado di contrastare così efficacemente un'energia proveniente dal caos? Perché 20.000 anni fa il Dynamax infinito si è scisso in nucleo ed esiomateria? E perché una volta avuta nella possibilità non è semplicemente ritornato nella sua dimensione, ma ha voluto attaccare comunque la regione? Può darsi che non sia caduto, ma che si sia lasciato cadere? Può darsi che il suo percorso volesse in un qualche modo emulare quello compiuto da Arceus? Forse tutto ciò risponde a un suo piano ben preciso? Forse Eternamax brama ad avvelenare questo mondo, brama ad avvelenare la creazione di Arceus, facendo sì che il Dynamax germogli nel sottosuolo? Sono domande a cui è difficile dare una risposta sicura, ma credo che basti solo la domanda per battere una strada che in futuro potrebbe rivelarsi molto proficua. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e mi prendo un attimo prima di concluderlo per ricordarvi che se avete delle domande fatele nei commenti, così possiamo creare un dialogo più costruttivo, e non vi nascondo che molto spesso sono proprio i vostri commenti e le vostre riflessioni a spingermi a pensare ancora meglio determinate cose e a migliorare queste teorie, che in fin dei conti sono un po' una costruzione non tanto mia. Certo, io ci metto la voce, ci metto il copione, ci metto forse i collegamenti, ma sono anche il frutto di un'interazione molto positiva che su questo canale abbiamo, quindi mi raccomando qui sotto nei commenti se avete dubbi.
dubbi. Per il resto, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, come già detto, e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, e se volete passate dai social, in particolare da Twitch, per rimanere sempre aggiornati sulle attività di fuori del canale, e in caso di Twitch per ricevere contenuti extra, e premete la campanella qui su YouTube per rimanere sempre aggiornati sui feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.